Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi primo gameplay dedicato a Watch Dogs. Dopo aver visto l'unboxing vi spiego quelle che sono le mie prime impressioni e vediamo un gameplay di base dedicato al free roaming e se, come al solito senza nessun tipo di spoiler particolare, quindi è totalmente anonimo. Vedremo una missione secondaria molto probabilmente perché girovagando ci esce praticamente sempre qualche missione secondaria da svolgere. Prima di passare, mentre ti girovaga, quindi attendere che ci esce la missione secondaria, vorrei fare un focus rapido alla possibilità di hackerare o meno tutti gli elementi presenti sullo scenario. Dunque, in basso a sinistra ho un'iconcina, se penso riuscite a vederla, praticamente con quattro tacche rappresentanti una batteria che è possibile ovviamente aumentare nel corso del gioco. E io posso utilizzare il telefono, quindi lo smartphone, per interagire con tutti i vari elementi dello scenario. In questo caso ho aperto e chiuso un cancello, il che praticamente non ha portato nessun tipo di spesa, ma nel frattempo ci esce una missione secondaria, quindi l'accetto. Comunque, se io vado a operare verso qualche elemento, come questo qui, dedicato ai semafori, vedo che c'è al di sotto della scritta c'è una tacchetta con scritto 1 vicino. Se vado ad attivare questo tipo di hackeraggio, vedo che, vabbè, in questo caso non ci sono particolari scontri. Comunque spendo una tacca presente all'interno del mio smartphone. Questo praticamente fa capire che non bisogna solamente andare alla rinfusa casualmente e premere qualsiasi cosa ci sia hackerare, però farlo con un minimo di criterio, soprattutto poi utilizzando gli elementi dello scenario nei vari inseguimenti. In questo caso, vabbè, come succederà spessissimo, mi è uscita la missione secondaria, che ha appare praticamente spessissimo mentre si girovaga per Chicago, e vi consiglio, se casomai giocate a questo titolo, di giocarle praticamente la maggior parte delle volte, perché vi permettono di far crescere più rapidamente il vostro personaggio, salire di livello e sbloccare le abilità che vedremo praticamente tra poco. Dunque, la missione secondaria propone una probabile vittima e un probabile aggressore. E bisogna praticamente intervenire nel momento in cui l'aggressore va ad aggredire la potenziale vittima. A questo punto poi bisogna acchiapparlo e neutralizzarlo. Ad ogni modo, praticamente, vabbè, in questo caso noi non utilizziamo. In questo modo, se non lo si ammazza, cosa che non credo di aver fatto in questo caso, comunque, se non lo si ammazza, si ottengono più punti sulla reputazione e quindi prende più punti di esperienza, di conseguenza poi è più facile salire di livello. Vedremo un attimino, appena terminata la polizia, come viene gestito l'albero delle abilità, abbastanza complesso, presente su questo gioco. Tempo di rimediare una macchina, possibilmente di discreto livello, come questa qua, e utilizzeremo praticamente gli elementi dello scenario per scappare. Bisogna stare attenti poi a non uccidere i civili per non far scendere la propria reputazione. Ovviamente un po' sulla falsariga di Infamous, ovviamente in linea molto più generale, è possibile scegliere se essere degli spietati assassini oppure essere, seguire la figura per cui è stato concepito, diciamo, ai tempi il protagonista del gioco, ovvero quella di giustiziere, quindi in qualche modo una persona che bene o male non è un criminale. Interagisco con il ponte. Centrale, l'abbiamo perso. Ok, sono uscito nella fuga perché sono uscito dal cerchio della polizia. Dunque, vi ho fatto vedere rapidamente quello che era una missione secondaria. Interagire con i ponti, per esempio, costa di più rispetto ai semafori o ai diffusori che costano una sola tacca di batteria. Utilizzate chiaramente la particolarità di questo gioco di utilizzare tutti gli elementi della città a proprio vantaggio. Studiata molto bene. È bello da giocare, non mi sento di dare un giudizio negativo, perlomeno per quanto riguarda la prima impressione di questo gioco, anche se sto leggendo varie recensioni che ne fanno uscire fuori, mettono in risalto anche i difetti di questo titolo. Certo, questo titolo difetti non ne è esente, chiaramente. Ci sono alcuni errori sul lato tecnico, come per esempio una cosa che è uscita l'altro ieri.
il fatto che, per esempio, i fari di una macchina non proiettano ombre, le varie luci non proiettano ombre, cioè ci sono degli errori di questo, per esempio, sull'illuminazione, quindi sulla grafica, un pochettino, che ovviamente parlando di next gen si tiene praticamente e fa un pochettino, sì, è strano da sentire, perché stiamo parlando ovviamente di cose che ci stanno nella generazione precedente, come potrebbero non esserci in quella successiva. Ho trovato nel frattempo, aggirando un telefono a caso, un'altra missione secondaria, quindi la vado a svolgere e poi vedremo il ramo delle abilità. Mentre andiamo, una rapida giudizio sulla trama. Ho giocato le prime missioni e per il momento mi sembra anche abbastanza accattivante, poi vediamo come si articola, chiaramente abbastanza coinvolgente, niente da ridire al riguardo. Delle meccaniche vi ho parlato, vi ho detto che ci sono tanti difetti tecnici di questo titolo. Avevo letto di un sistema di guida che praticamente faceva pena, a quanto pareva, però tutta onestà, in queste prime sessioni di gioco, per così dire, non mi sembra che sia così difficile manovrare la macchina. Anzi, è possibile utilizzare il freno a mano per fare le curve anche per bene. Ottimo anche il sistema di coperture, nonché quello di combattimento. Posso interagire con gran parte dello spazio. Sarà attento a non farmi scoprire, se no si perde la possibilità di eseguire la missione secondaria. Ah! No, no! Meglio se ci ripensi. Non impicciarti! Ah! Fate presto, c'è un uomo che ci spara. Aiuto! Ok, adesso vente, stanno chiamando il centrale, abbiamo la polizia. Avrò una scansione, quindi molto probabilmente mi ritroverò la polizia come prima addosso. Comunque, seminata, diamo un'occhiata alle abilità di questo personaggio per rendere anche l'idea di come sia elaborato il sistema di evoluzione, quindi quanto sia profondo anche da questo punto di vista questo gioco. E poi vabbè, chiudiamo lì il video, vedremo ovviamente tutta una serie di altri video dedicati magari alle modalità multiplayer e tutto il resto appresso. Ah, unica cosa da dire, per il momento l'anticipo, poi vedremo, fare un video dedicato alla companion app, dunque sul Play Store, ma penso pure sull'Apple Store per l'iPhone. Atterriamo sulla macchina. Comunque, è disponibile la companion app di Watch Dogs, vi consiglio di scaricarla per giocare con un amico, è veramente divertente, l'ho provata stesso oggi e vedremo ovviamente in un focus dedicato come funziona, però è veramente molto divertente. È ora di vaccinare. Perlomeno per quello che ho visto c'è anche un editor integrato, bisognerà sfidare chi gioca su console tramite tablet o smartphone e mandando di addosso la polizia, l'elicottero, tutto quello che c'è a disposizione, utilizzando a proprio vantaggio i dispositivi presenti nella città. Dunque, a livello di abilità abbiamo questo simpatico alberello e posso scegliere, utilizzando i punti abilità che ho a disposizione, cosa potenziare e cosa no. Dunque, andando qui, io per esempio ho potenziato per il momento molte abilità relative all'hackeraggio, quindi la possibilità di utilizzare i dissuasori, aprire e chiudere i cancelli e i garage, i ponti, i treni, il controllare i treni, un pezzo di batteria in più, un attacco di batteria in più, tutta una serie di altre cose è possibile fare. Posso anche poi, andando avanti, chiaramente disabilitare gli elicotteri, cosa che verrà dopo. C'è una distinzione di livelli dedicata a questo tipo di abilità, infatti vediamo che bisogna arrivare al secondo livello di potenziamenti, quindi più avanti nella campagna. Perfetto, io per questo primo gameplay di Watch Dogs direi che è tutto. Come detto, arriveranno anche altri video. Come al solito vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e se avete delle domande lasciate un commento, iscrivetevi al canale, potete iscrivermi anche su Facebook o su Twitter. Io per il momento vi saluto e ci vediamo al prossimo video.